Benvenuti, benvenuti a 30 minuti. Entrate in collegamento con noi di Ten, continua la programmazione della rete. Prima, naturalmente, siamo prima del TG, da qui a poco alle 20:30 poi c'è il telegiornale, appuntamento ormai fisso nei secoli dei secoli, questo del telegiornale di Ten. Comunque, un abbraccio a tutti voi. Questa sera, visto il tempo, insomma, inizia ad arrivare un po', arrivano gli acciacchi, la facciamo in scioltezza, come dico io, ogni tanto sempre questi problemi. No, adesso diamo anche dei suggerimenti a voi come preservarvi e come naturalmente anche curarli, perché molte volte anche questo basta poco per curarsi e non soffrire. E sicuramente dopo i 75 anni o gli 80 anni, come me, insomma, arrivano i primi acciacchi arrivano. Stiamo parlando del cervicale, la spalla, il gomito, il ginocchio, là, insomma, diventa veramente una cosa difficile. I ventenni questo problema non ce l'hanno, beati loro, ma chi ha superato, come ho detto io, ghianta, insomma, il problema. Io questa sera ho il piacere di ospitare il fisioterapista, osteopata anche, dottor Gianmarco Panucci. Ciao Gianmarco, un giovane, che bella cosa i giovani, come stai Grazie, innanzitutto? tutto bene, grazie per l'invito, Fabio, grazie. È bello perché poi è questo, largo ai giovani, io lo dico sempre, anche nella politica mi auguro che sia dei giovani, anche sulla medicina, per carità, le persone con la grande esperienza fanno sempre bene, però io sono in diretta, non posso parlarvi, sono in diretta, quindi qualcuno mi vede, vuole intervenire, non potete intervenire, perché anzi seguitemi su Ten, canale 12. Allora, dicevo Gianmarco, benvenuto. Grazie, Tu grazie ti sei tante. laureato dove? Allora, io mi sono laureato a Catanzaro presso Sì. l'Università Magna Grecia Sì. nel 2014 e da lì ho iniziato un lungo percorso di studi che mi ha appassionato sempre di più e che ancora ad oggi, Ma insomma. com'è nata questa passione? Proprio da piccolo c'è la passione per fare questa attività, Questa passione è questo. nata perché io sono un amante dello sport, Sì. pratico tuttora calcio e Ah, giochi. mi piaceva l'idea di in un certo senso coadiuvare sia il lavoro che con lo sport e con la mia passione più grande, e da lì è nata insomma questo grande amore verso questa Che ruolo disciplina. giochi? Che ruolo giochi? Ma giochi ancora tuttora? Ma così a livello amatoriale, A mia. livello amatoriale, sì, gioco tuttora, lo faccio gioco in queste categorie, gioco con un gruppo di amici e ci La divertiamo partitella, ancora. insomma, come fanno questi da tanti Sì, amici, sì, che sì, sì. anch'io la facevo prima, adesso purtroppo non vado più perché poi Non è sai. mai troppo E no, tardi, poi a una Fabio. certa età, Gianmarco, non puoi, sai, ti fai male, non è oggi facile, insomma, puoi scendere in campo, a meno che, come dici tu, sei allenato, insomma, in qualche modo puoi fare Certo, determinate cose. assolutamente. Gianmarco, tu hai iniziato a Catanzaro, hai detto, adesso sei qua allo studio, ce l'hai, cos'è, su Cosenza, se non Sì, mi sbaglio. lavoro presso il Mofi Center, sono il responsabile del reparto di fisioterapia e collaboriamo in stretto contatto con altre figure, soprattutto con i laureati scienze motorie e cerchiamo di dare il meglio affinché le persone, soprattutto in questo periodo, stiano Stiano meglio. meglio. Allora, che suggerimento possiamo dare agli amici che seguono in questo momento? Perché poi la prevenzione è importante, la ginnastica, che bisogna fare? Da dove bisogna iniziare? Allora, sicuramente bisogna partire dalla scuola, bisogna partire da una giusta informazione, educare fin da piccoli i ragazzi a quello che è l'importanza della ginnastica, dello sport e soprattutto, come hai detto tu, la prevenzione svolge un ruolo fondamentale. Basti pensare che un euro investito in prevenzione faccia risparmiare circa 8 euro poi per eventuali cure. Quindi investire ad oggi sulla salute e sulla prevenzione potrebbe far risparmiare a livello sanitario tanti e tanti soldi e anche tanti e tanti problemi. Chi viene lì allo studio, che ti chiedono? Quali sono le problematiche più, quelle che più facilmente ti chiedono di più? Che succede? Uno, la spalla, il ginocchio, l'anca, di Allora, che cosa? sicuramente le problematiche più comuni sono le rachialgie. Per rachialgie intendo tutte le sofferenze della colonna, dal tratto cervicale al tratto lombare. Viviamo un'era, viene definita l'era del cyber, dove siamo schiavi della tecnologia, quindi Sì. stiamo perennemente su cellulari, smartphone, tant'è vero che
La maggior parte dei clienti svolgono un lavoro che la sedentarietà la fa da padrone. Noi attraverso terapie antinfiammatorie, attraverso l'utilizzo di elettromedicali, attraverso la terapia manuale e soprattutto attraverso poi la ginnastica, come ti dicevo prima, cerchiamo di aiutare ad alleviare i sintomi e a migliorare poi la sintomatologia. Sicuramente, tu parlavi prima dei giovani, lo sport, no? È importante togliere questi giovani dal computer, perché la maggior parte della PlayStation dalla mattina alla sera, poi anche la scoliosi, insomma, voglio dire, c'è tanto questi bambini, bisogna sicuramente seguirli già dai primi passi. E poi ti volevo chiedere, ecco, questa ginnastica che io più volte sento lamentele sul discorso delle palestre, dell'educazione fisica, la prendono così alle scuole, non la fanno, chi non c'ha le palestre, chi non c'ha l'attrezzatura. Che vogliamo dire su questo? Partiamo dal presupposto che l'Italia è una delle nazioni in Europa con il più basso ore di educazione fisica nelle scuole. Quindi questo è già un dato molto importante che ci deve far Riflettere. riflettere. Io faccio parte, diciamo, di una delle ultime generazioni dove ancora la PlayStation non la faceva da padrone, nel senso che si usciva a giocare, ci si bussava i citofoni, ancora i cellulari non avevano preso il sopravvento. Sicuramente, come ho già detto prima, l'informazione è importantissima. Poi non è raro che in studio si presentino, insomma, ragazzi che ancora non hanno raggiunto il 18° anno di età, che già presentano delle problematiche importanti. Su questo ci sarebbe tanto da Ma perché poi a occhio discutere. nudo non si vede, magari un figlio, un bambino lo vedi così, dice, ah, ma sai, non ha niente, sta bene. Invece bisogna sempre prevenire, vedere, guardare Assolutissimamente che sì. succede, Sì. insomma. Quando parlo di informazione, scusami se Sì. mi ricollego al fatto di prima, e anche hai citato la scoliosi, ci sarebbe da dire tanto. Intanto partiamo dal presupposto che nell'era dell'ipocondria assoluta la scoliosi non è necessariamente un problema. Fino a 15-20 gradi di curve a livello Sì. di anomalia di curva a livello della colonna, questa non viene definita patologica. Spatologia, sì. Quindi un ragazzino scoliotico è un ragazzino che può fare una vita assolutissimamente normale, è un'attività sana. Siamo tutti scoliotici e si Sì. può essere felicemente scoliotici. Poi è chiaro, bisognerebbe fare uno screening, partire dalla tenera età, insomma, da una giovanissima età, affinché poi non si sviluppino scoliosi patologiche che Patologia. possono compromettere la qualità di vita dei ragazzi. Poi ritorniamo nel tuo campo, però adesso voglio sviare un attimo, volevo chiederti, tu sei fidanzato, la ragazza, sei sposato, Sì, ho una una compagna, si chiama compagna, brava. Denise, la Figli non saluto. ce l'hai, no? No, ancora no, ancora no. È presto, dici che sono le Sono 8, un 10, insomma, senti, giovanotto, ancora. vabbè, comunque, è presto, È insomma, presto, è presto. ripeto, non è facile perché oggi, come ho detto più volte, noi abbiamo tanti ragazzi, tanti professionisti bravi che si impegnano. Sentiamo parlare sempre della sanità, lo sbando, questa Calabria che ha problemi di accoglienza anche presso gli ospedali. Tu vai magari all'ospedale qui, ho avuto anche Filippelli, che è il commissario dell'azienda ospedaliera di Cosenza. Sono stati chiusi tantissimi ospedali, il reparto ortopedia c'era, se non mi sbaglio, Ogliano o meno, però adesso è chiuso. C'è il privato che diciamo, dà il supporto. Molte volte dicono, ah, ma preferiscono i privati. Che benvengono i privati perché si è chiuso il pubblico, è ovvio che qualcuno mi segnala spesso, mi fermano per strada, dice Fabio, al pronto soccorso di Cosenza non ci si può andare. L'abbiamo capito, c'è un primario, adesso c'è Scrivano, il dottor Scrivano che è stato nominato. Il problema è sempre quello, c'è il medico di base, ci vuole un filtro perché qui con tutti gli ospedali chiusi, arrivare poi lì al pronto soccorso, lì è un porto di mare, capito? Assolutissimamente sì, colgo la palla al balzo perché molte volte anche degli errori sotto il punto di vista fisioterapico, sotto il punto di vista medico, parlo nel pubblico, vengono condannati, ma si ha a che fare con una situazione in cui c'è poco personale, quindi si ha a che fare con tantissime persone, per cui i medici sono portati allo stremo delle forze e sicuramente questa non è una situazione che va a giovare poi all'interno della società in linea, diciamo, Sì, generale, non parlo
parlo solo sotto il punto di vista fisioterapico. Certo, ci sarebbe da rinforzare alcuni reparti, non parlo di reparti ospedalieri, ma parlo proprio di classi, ecco, che forse è il termine giusto, di lavoratori. Ci sono tantissimi laureati in scienze motorie su cui si dovrebbe far forza al fine tale di, nel mio campo parlo, al fine tale di migliorare questa situazione, perché se un paziente sta bene, quindi parliamo di nuovo di prevenzione, sicuramente non arriva in reparto e non arriva alla fase finale della patologia, che è già troppo tardi. Senti, diciamo. Gianmarco, invece il sovrappeso? Il sovrappeso in Calabria non bisogna toccarlo. Perché qualcuno mi dice, Fabio, fai un esempio, piglia il mio caso, no? Tu dici, sei un metro e una noce, no? Di altezza, quindi un metro e una noce devi pesare tot. Certo. Ok, quindi se tu metti una noce pesi il doppio di quello con 30 kg in più, fai un esempio così, metti 30 kg in più sulle spalle e cammina tutto il giorno e vedi com'è. Ma è vero questo? Sicuramente. E che dobbiamo fare? Il peso, bisognerebbe mangiare di meno, molto semplicemente. Okay. Ma dici, uno pensa a dicembre, questo mi parla tu figlio, no, che mangia. No, come siamo, fai adesso, dice Ascoma, adesso sono le vacanze di Natale, adesso iniziamo, siamo entrati nel mese di Natale, ci voglio dire, uno ci dice non mangiare, ci voglio, capito che succede, adesso poi arrivano le frittole, hai capito? Buonissime, per l'amor di Dio. Quindi voglio dire, arrivano i maiali, però ripeto, come hai detto tu, è importante, forse bisogna darsi uno stile di vita sano, perché l'alimentazione, hai toccato un tasto molto importante, ovviamente non è il mio campo, ma l'alimentazione ha un ruolo fondamentale anche nelle infiammazioni livello articolare, e soprattutto molto a livello proprio logistico. È facile comprendere che un corpo che deve portare tanto peso va molto più in difficoltà a livello articolare, e quindi di conseguenza si promuove un consumo molto più rapido a livello di cartilagine, legamenti, tendini, muscoli, sì, tendini. E quindi di conseguenza poi l'insorgere dei problemi. Senti Gianmarco, invece io volevo trattare, perché chi più chi meno sente parlare, questo discorso della cervicale, ecco, cervicale ne soffrono tantissime persone, no? Sì. Che bisogna? Qualcuno dice, ma non vi fate toccare, perché se vi toccano magari massaggi osteopata ti mettono in difficoltà, ti possono peggiorare o meno. Sono leggende metropolitane o è vero questo fatto della cervicale? Sicuramente la cervicalgia, la sofferenza della zona cervicale è uno dei problemi più importanti e che si presentano molto più, insomma, più frequentemente in studio. Non sono d'accordo sul fatto del non farsi toccare. Molte volte non c'è bisogno di toccare una persona per farla stare bene. Esistono tante terapie antinfiammatorie che si possono fare che non prevedono l'utilizzo delle mani. Ora vado un po' contro quella che è la mia scuola di pensiero, perché io sono principalmente un terapista manuale. Quindi è chiaro che ci sono anche manovre molto dolci che si possono fare senza andare a fare delle manipolazioni vere e proprie, che tendono ad alleviare il sintomo e a migliorare la situazione clinica del paziente. Quindi il consiglio è sicuramente affidarsi a delle persone sicuramente competenti certo, che conoscono la materia. Poi una cervicalgia può essere, insomma, si può scatenare da innumerevoli fattori a livello. Magari qualcuno c'è anche un po' di nernietta, quella. Assolutamente ci va, sì, che... però anche per quel che riguarda le ernie, che prevenzione bisogna fare per chi soffre di cervicale? Guarda, perché poi cambia il tempo. Cambia il tempo, l'umidità, sicuramente aumentano i dolori. Intanto dei consigli che mi sento di dare è che molte volte le posture viziate che noi utilizziamo al lavoro piuttosto che a casa tendono a sovraccaricare, in questo caso il compartimento cervicale. Tendiamo a stare sempre, no, al computer, tendiamo a stare con il capo chinato in avanti continuamente, perché sempre con il telefono, piuttosto che quando guardiamo la televisione scivoliamo sul divano e poi ci troviamo con delle posture che sicuramente non vanno a giovare poi la situazione in generale. Quindi sicuramente la riabilitazione e la cura parte in primis da noi stessi.
E poi successivamente, con l'aiuto della fisioterapia, della medicina, si può Ma curare. l'osteopata in modo particolare cosa tratta? Che fa in minima? Ecco, L'osteopatia è una disciplina medica che prevede un tipo di terapia manuale che non prevede l'utilizzo di terapie mentali. strumentali e va a ricercare gli ostacoli, le interferenze all'interno del corpo, chiamiamole così, al fine di stimolare quella che è poi l'autoguarigione attraverso il trattamento craniale, attraverso il trattamento viscerale. Un problema cervicale, l'osteopata non tratta solo il distretto cervicale, ma va a trattare il corpo nella sua globalità. E l'osteopatia è una disciplina che si sta sempre di più rafforzando. Io sono anche osteopata pediatrico, insomma, tratto Bambini. tanti neonati che hanno problemi di plagiocefalie, quindi deformità craniche, piuttosto che torcicollo, piuttosto che traumi da parto, coliche, disturbi del sonno, solo attraverso manovre dolci Dolce. che il neonato sopporta benissimo e che insomma poi risponde. A proposito di In disturbi questo del modo. sonno, quanto è importante un cuscino? Qualcuno dice, ah, Fabio, ma sai, io ho comprato un cuscino di 100 euro, un cuscino, ma c'è cuscini di 100 euro, 150, è Ci sono vero? cuscini di 100 euro sicuramente, Perché ma cuscini sono? Questi, ti metti due sogni d'oro, dai, sogni d'oro, tu metti il cuscino, però guarda, il è cuscino importante che il sta cuscino. andando tanto è il cuscino ortopedico, perché stando perennemente noi col capo chinato in avanti, nel tempo si sta andando a scomparire sempre di più una curva fisiologica cervicale, che è la lordosi cervicale. Noi qui dovremmo avere una curva che accompagna poi il tratto cervicale al tratto dorsale. Questi cuscini sono con un leggero rialzo che permette al Col collo di collo stare dritto. leggermente Andato. incurvato e quindi di conseguenza tende a far riposare tutto il compartimento Invece perché se c'è cervicale. qualcuno dice io vedo poi, ne vedo su internet, sulle reti, ho visto anche tanti servizi, questi che gli tirano il collo e fanno ste botte, che sono ste botte che sento? Allora, Che sono queste queste sono, cose? fa Queste parte manovre che fanno, anche. che come fanno? Cioè, perché uno dice sentire a queste che gli giro il collo, lo tiene, va, poi ti ta, una botta di Le colpo. faccio E anche io, pure no? queste Vabbè, cose, no, non è possibile. Allora deve venire a tirare, devi tirare il collo, vedi come. diciamo che queste sono Già questo fa governo ci niente. tira il collo, ma ci metti pure tu, Sì, no. ci metto pure Vabbè, no, io. sto Diciamo scherzando, che queste sono metodiche di intervento manuali che non necessariamente devono essere fatte sul paziente. Ci sono i pazienti che le gradiscono, altri che non le gradiscono affatto. Bisogna capire chi hai di fronte per poterlo fare, non perché facciano male, anzi è molto più l'impressione a vederli e a questi tipi di sentirli, io li sento ogni manipolazioni. Poi in tanto. realtà è una questione di leve più che di forza, più che generano poi il click articolare che vedendolo nei video anche sui social Sì, infatti io fa l'ho visto, fa paura, sì, se poi gli tirano il collo fa che questo gli paura, resta il collo in però mano, la testa in mano, però sono sono delle diciamo, tecniche che delle. invece possono dare grande sollievo. Senti, tu invece con chi collabori? Hai delle collaborazioni con qualcuno, Gianmarco? Noi ovviamente trattando problemi osteoarticolari anche a livello neurologico, persone che soffrono di sclerosi multipla, Parkinson, la malattia un po' molto Molto invalidanti, un importante. po' particolari, insomma anche in termini di deficit, collaboriamo soprattutto con ortopedici, che insomma collaboriamo col dottore Corigliano, ad esempio, primario del Don Gnocchi di Firenze, che si occupa di scoliosi in età evolutiva, col dottore Caruso, direttamente da Torino, che si occupa di uno specialista della spalla. E poi colgo la palla Al al balzo. balzo per dirti che l'approccio al paziente deve essere multidisciplinare. Una problematica che sia una cervicalgia, c'è un programma, un progetto dove il paziente è al centro e devono girare intorno tutte le figure sanitarie: il medico, il fisioterapista, il laureato di scienze motorie, lo Certo. È psicologo, tutta un'equipe, il insomma. pedagogista. E Certo. certo, è Mo fondamentale. molti soffrono anche di questo fatto del mouse, è vero che c'è un mouse che uno usa molto il mouse e poi.
hanno consiglio difficoltà. Che do è chi usa tanto il mouse. Mouse cercare di mettere un rialzo sotto il polso, la patologia più comune. Perché forse stai sotto così e il pollice sta alzato? Non quindi... è il pollice, è il polso che sta alzato e si va a sovraccaricare tutto il compartimento degli estensori delle dita, i tendini estensori delle dita. Quindi bisogna mettere qualcosa sotto il polso? Sotto il polso, in modo tale che il polso, anziché stare in questa posizione, bravo, così, si genera l'epicondilite, la famosa sindrome del tendinista. Che poi arriva quasi. Esatto. Ma tutti questo dolore qua, ce n'è di là 10 che c'hanno, questo dolore, ce ne sono 7 lì, 1, 2... Tutti questi fatti di dolore qua, già siamo. Ma se questi non giocano a tennis, come fanno a questo dolore? Il mouse. Assolutamente sì. Ma pure guarda, ma io se mi tocchi qua, pure anche a me la stessa cosa, tu dici tocchi qua e ti fa male. Assolutamente sì, è l'infiammazione del tendine che si va a inserire sull'epicondilo, che è una parte del gomito, e che quindi si infiamma e crea forti dolori. Insomma, la cosa più importante è la mattina, forse appena si alza qualcuno, ma te quando ti alzi tu suggerisci anche di fare un po' di movimento magari? Che io dici? Il movimento lo consiglio sempre. Non solo quando... Vabbè, tu giochi, vabbè, no, ma tu per noi che solo... non facciamo niente, ecco, una persona grande che a casa ti vede in questo momento, digli la mattina quando si alza cosa deve fare? Fare un po' di ginnastica dolce, sicuramente un po' di mobilità a livello delle spalle, a livello della colonna, a livello degli arti inferiori, per andare un po' a risvegliare il corpo, chiamiamolo così. Però ovviamente c'è da sottolineare il fatto che bisogna stare molto attenti, perché se ci sono delle patologie in corso, coxartrosi, con artrosi, infiammazioni di spalle e quant'altro, il movimento fa bene, ma deve essere fatto in un certo modo, con determinati esercizi, in modo tale da non aggravare la situazione, perché altrimenti uno dice: beh, mi fa male la spalla, mi alzo domani mattina, faccio di esercizi. No, alt. Bisogna prima ascoltare un professionista e sicuramente poi il movimento poi ti aiuta a stare meglio, questo è poco ma sì. Tu parlavi dell'informazione prima, quanto è importante l'informazione in questo campo tuo? L'informazione è fondamentale, purtroppo ci sono tanti miti da sfatare, perché l'informazione la fa da padrona anche per quel che riguarda lo stato di ipocondria, che oggi siamo tutti un po' ipocondrici, soprattutto dopo questo brutto periodo di Covid, ci sono già tanti problemi, non bisogna crearne altri. Sai, un mito che voglio sfatare è sicuramente il fatto che è molto comune, molto molto comune, dici ho un'ernia, ho un problema. Non è affatto così. Il 95% delle ernie sono asintomatiche, e tante volte le persone arrivano da un studio con una risonanza magnetica refertata da un medico e dice ho un problema alla schiena, sì, ma ho un'ernia. No, assolutissimamente no, molto probabilmente è un problema che deriva da altro, quindi potrei andare avanti, potrei andare dal nervo accavallato che non esiste, perché il nervo accavallato non esiste, c'è un nervo accavallato, ma non esiste, ma non sia mai un nervo si accavalla, sono problemi di emozioni muscolari. Gli antichi dicevano, diciamo, ma che se ne va a cavallare? Gli antichi è vero che non sbagliano mai, ma forse volevano dire altro. Ecco, vabbè, diciamo comunque così. Dai, è bella, perché poi in realtà vedi mezz'ora è volata. Gianmarco, ricordiamo che Gianmarco è un giovane qui a Cosenza, sei sul Corso d'Italia se non mi sbaglio. Sì, sono sul Corso d'Italia. Quindi avete bisogno, lui è a vostra disposizione anche per i bambini, per tutti. Mi fa piacere che segui anche i bimbi, questa è una cosa importante. Poi siete giovani, largo a voi, perché il mondo è vostro oggi, quindi fatevi onore, perché noi sappiamo bene che qualsiasi cosa andiamo sempre, emigriamo, sta sanità sempre fuori, cerchiamo di rilanciare questo Sud Italia, insomma, dai. Assolutamente sì, ci sono tantissimi giovani di prospettiva che purtroppo sono costretti ad andare. E come il calcio, visto? I giovani di prospettiva, l'abbiamo anche nella medicina. Sì, è così, e bisogna valorizzarli, perché ci sono tante belle menti qui che devono solo sbocciare, non per forza devono andare fuori. Tu invece hai fratelli, sorelle, sei figlio unico. Io ho un fratello, gioca con me. Come gioca a calcio? Sì, ma lui che fa? Lavora, studia, che fa? Lui lavora. Ma è più piccolo o più grande? È più piccolo di me, è più piccolo. Come di si chiama tuo fratello? Simone. Si chiama Simone, è più piccolo di 4 anni, si è appena operato un ginocchio per la seconda volta. Sempre giocando, no? Sempre giocando, ma
L'infortunio fa parte, fa parte io a tutti gli sportivi dico l'infortunio fa parte dello sport, bisogna accettarlo e non esiste sportivo che non abbia mai avuto un infortunio. È vero, è così, no, no, sono d'accordo con te, poi ripeto, mi dicono che abbiamo pochissimi minuti al termine. Gianmarco, se vuoi salutare qualcuno, vuoi approfitta per fare gli auguri delle feste, perché siamo entrati nel mese di dicembre, insomma, quindi siamo già quasi certo, sotto Natale. Assolutamente, io saluto tutto il mio staff, uno staff meraviglioso con cui collaboro, siamo... Quante persone siete? Siamo 14 persone. È una squadra di calcio, pure di 11 calcio, titolari e pure c'è sì, in panchina. Diretti, chi c'è in panchina? Nessuno. Assolutamente nessuno. Siete tutti titolari. Allora, diretti da un grande allenatore che è Biagio Amato, che saluto. Ah, lo salutiamo Biagio, come no Biagio? Ma lui è una vita questo sport, è la palestra Biagio. Lui è la fisioterapia. È la fisioterapia. Quindi lo salutiamo. E poi a Natale cerchiamo di mangiare... Il no, giusto! No, il giusto è che cosa sapevo. Il giusto, è il giusto. Comunque Gianmarco, sei stato veramente gentile, grazie per aver partecipato. Abbiamo dato qualche informazione, poi del resto questa è una trasmissione leggera, vedi? Entriamo in punta di piedi nelle case dei calabresi, sì. Magari qualcuno ti ha seguito, però quello che ha detto il consiglio che rimane impresso è l'ultimo, questo qua mangiate poco. E io vi dico, no, ma la si beve per Natale, è giusto, dai, che giusto, diamine. Diciamo giusto. Allora, Gianmarco, ti ringrazio, se ci vediamo alla prossima, no? Va benissimo, penso che il tempo è scaduto per grazie. 30 minuti insieme a noi, Gianmarco Panucci, ma Panucci, giocatore dell'Inter, sì, qualche della parente Roma, tu, della Roma, diciamo Inter. Della Roma, ma ci sta dall'Inter sì, pure, ma... dall'Inter perché per salutare Attilio, no? Perché Attilio lo sai che è interista, no? Purtroppo, tu sei? Tu se sei? Ti dico purtroppo. E tu sei Juventino? No, me ne vado, ciao, arrivederci, arrivederci. Da Chiellini e tutto, la linea della Panucci, comunque non sai niente, no? Non siete parenti, no? No, no, questi no, Panucci. No, purtroppo no, cioè, o meglio, forse dobbiamo però andare Gianmarco a parlare Panucci. Della gerarchia. Va bene, allora, Gianmarco, ti abbraccio, ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. La linea al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale per il TG10, da Fabio Tippolito è tutto, a domani, ciao!